Sabato 28 marzo, ore 20:30, presso il Teatro Comunale Gelsomino, presentati dall'Associazione Aeronautica Militare Sezione Diafragola, Monica Balsamo debutta in teatro coi suoi ragazzi. Forse Resto è la sua prima piece tratta da una sua pubblicazione. Una ricerca di 2 anni dopo la stesura del testo vede la realizzazione della messa in scena. I ruoli tutti assegnati ad attori professionisti, che immediatamente hanno fatto gruppo. Forse Resto è una dichiarazione d'amore che l'uomo fa a se stesso, considerandosi nella sua interezza, dice l'autrice. Diciamo noi stessi, me stesso, con troppa noncuranza. E questo ci porta a vivere lasciando dietro delle parti di noi, a volte prediligendone una e certe altre ignorandone un'altra. Poi accade, non a tutti, che si ha come la sensazione di non avere senso, come se ci fosse qualcosa che ci sfugge, qualcosa di importante che non ci fa vivere da protagonisti la nostra vita. Allora cominciamo a cercare fuori, cominciamo a chiedere, cominciamo a cercare chi siamo, quando chi dobbiamo incontrare ed interrogare siamo noi in tutte le parti che ignoriamo. Forse Resto fa semplicemente questo. Incontra in una commedia le parti del condominio uomo. In 2 atti presenta all'uomo la sua straordinaria, meravigliosa unicità, fatta di 3 diverse parti che convivono nello stesso corpo. Accade così che Giovanni, amministratore di condominio, fidanzato con la sua segretaria Lara, comincia a essere in crisi. Litiga con il suo migliore amico Corrado, nonché socio dello studio. Litiga con la sua migliore amica Bea, diventa insofferente alla dolce Lara e incontra un vecchio amore, Mirella. Vorrebbe proprio mollare tutto e tutti, ma... Signore e signori, ben collegati con Serissimamente Scherzando. Questo è il promo, quest'uomo promo è Gio Diego Somaripa, attore protagonista nel ruolo di Giovanni, e questa è la locandina di Forse Resto. Facciamo un'intervista a caldo, intervistiamo proprio il protagonista, Gio Diego Somaripa. Come ti trovi a lavorare con noi? Ma ne viene una voce nemmeno Ernesto Calindri, la teneva così. C'hai un carciofo in gola, più che altro, wow, questa voce. Wow, tutto si è bloccata e questo carciofo non scende più. Non lui scende più, è un amaro medicinale, vorrei dire. Ma se il promo è così, figuriamoci lo spettacolo. Quindi siamo qui e... con le belle del teatro napoletano, e quindi Duilio non so che ci faccia tra le belle. Mi trovavo di passaggio, io in teatro vendo la bomboniera tra il primo e il secondo tempo, intervistiamo... Parliamo di cose serie, scusatemi, qua perdono tempo gli uomini come al solito. Giovanni, sì. Perché tu sei Giovanni, come ti trovi tra anima e testa? All'anima, no, dico, allora, io con l'anima mi trovo benissimo. Beh, stupendamente. Stupendamente. Giovanni, e con la testa che ho qualche problemino. Scusi, il microfono, parla nel microfono. No, è un lavoro molto interessante che Monica ha scritto e che abbiamo accettato tutti con grande entusiasmo. E quindi non si può essere seri. Quindi, no, a parte gli scherzi, siamo contenti e invitiamo tutti quanti al teatro il 28 marzo. Al comunale Gelsomino, e vi aspettiamo tutti quanti in maniera colorosa. Abbiamo anche però altri attori, voglio dire, all'Atere abbiamo anche Maria Grazia. Grazie. Un contributo a questa intervista. Sono veramente contenta. E non possiamo anticipare nulla. A teatro scopriremo questa Mirella. Giovanni, che ruolo ha? Piuttosto stavo pensando, Giovanni? Stanco, ma non finiscono qui le sorprese. E poi c'è anche Agnese che interpreta un ruolo particolare. Salve, io sono Lara, una donna non rara, che si rivela, per Giovanni un po' amara. Per la scoperta dovete venire, ne vale la pena, ok? Perché io l'ho amato solo perché lui non mi amava. Un capriccio, come lei. Non anticipiamo nulla. Corrado, ma tu parli anche normale qualche volta, eh? Dici la verità, tu parli strano, non mi piace come parli.
È uno scassacabba Sisi questo qua. Voi non lo sapete, lo saprete il 28 marzo alle 21 al Teatro Comunale di Gelsomino di Casoria. Venite tutti qua, silenzio, Corrado. Corrado, tu non devi parlare. Giovanni, devi stare a sentire me, Giovanni. Lascia stare a Corrado, Corrado. No, lascia stare Corrado. Monica Balsamo, intervieni. Monica Balsamo è la nostra regista spettacolare, meravigliosa. Che... Non badate. Così non verranno mai al nostro spettacolo sentendo questa. Monica Balsamo, la nostra spettacolare regista, ma noi la vorremmo qua. Non vuole venire lei. Non vuole venire. E dietro le quinte. Quarta parete. E quindi cominciamo i saluti. Tanti saluti da Duilio Antonio Vaccari, Diego Sumaripa, Maria Chiara Vigoriti, Agnese Laurenza, Maria Grazia Di Maria. Cioè qua nessuno c'ha un nome normale, capito? Tutti qua due nomi e pure il cognome. Teatro per l'appuntamento. Allora, ricordatevi con Forze Resto al Teatro Gelsomino di Afragola il 28 marzo alle ore 21. Grazie a voi studio.